Ciao! Nella prima lezione avevamo visto che possiamo creare più di un oggetto Grease Pencil. Avevamo, per esempio, creato due oggetti Grease Pencil. Nella lezione scorsa abbiamo visto anche come i segni possono avere dei materiali e notate che questo primo oggetto che ho creato ha i materiali che si chiamano Black Skin, i soliti che abbiamo già visto. Mentre invece questa seconda Suzanne che ho creato nuova non solo si chiama Suzanne 001, ma i suoi materiali sono Black 001, Skin 001. E questo significa che se io vado a modificare per esempio le caratteristiche di fill della seconda Suzanne, i suoi materiali sono diversi da quelli della prima. E quindi questo cambia solo il valore della pelle di questa seconda Suzanne. Ovviamente potrei anche avere oggetti Grease Pencil diversi che condividono dei materiali. Quindi qui l'ho creato nuovo, ho creato un nuovo Suzanne, però se io quando faccio adesso la sposto di lato anche lei e sposto un pochino qua. Se io adesso faccio un nuovo oggetto Grease Pencil, un terzo, e scelgo vuoto Blank, ecco che mi viene creato un oggetto con questo nome, G-Pencil, e è vuoto completamente, non contiene alcun disegno, mi trovo ancora in Object Mode e viene creato automaticamente per aiutarmi un primo materiale che si chiama Black, in questo caso 002, perché Black era già usato qui. Black 001 era già usato nell'altra Suzanne e in questo mio nuovo oggetto Grease Pencil è diventato Black 002. E se ora andassi in Draw Mode in questo mio nuovo oggetto G-Pencil e uso lo strumento Ink Pen in maniera che si veda abbastanza bene cosa faccio e disegno qualcosa, sto usando il materiale Black 002. E abbiamo visto che in Edit Mode posso selezionare dei punti o degli stroke e cambiare materiale. In questo momento ho un unico materiale. Con il tasto più potrei creare spazio per un nuovo materiale. A questo punto, esattamente come per le mesh in Blender, o creo un nuovo materiale da zero, oppure posso selezionare anche uno dei materiali che già esistono sulla scena. Con questa casella qui. Notate, eccoli qua. Tutti questi materiali che esistono già perché esistono altri oggetti Grease Pencil che li hanno. Quindi, per esempio, io potrei scegliere il materiale Eyes e fare assegna. E ora questo segno che ho fatto in mezzo possiede il materiale Eyes. Il materiale Eyes, esco dall'Object Mode, esco dall'Edit Mode, scusate. Ora il materiale Eyes è usato in questo oggetto Grease Pencil. Vado in Object Mode e anche in quest'altro. Quindi significa che se io lo modifico qui e quindi invece di questo scelgo un azzurrino, si modifica in entrambi gli oggetti. Quindi, come per le mesh, anche i materiali degli oggetti Grease Pencil possono essere condivisi tra più oggetti e se più oggetti usano lo stesso materiale, modificarne le caratteristiche in uno degli oggetti li modificherà anche in tutti gli altri oggetti. Ognuno degli oggetti continua comunque, in genere, se lo fate nuovo, ad avere, da parte di Blender dei materiali nuovi assegnati. E quindi quello è il motivo per il quale vi ritrovate tutti questi .001, .002 e così via. Anche i layer, invece, sono diciamo oggetto per oggetto, per cui il livello lines di questa scimmietta non è che quest'altra scimmietta riceve un layer che si chiama lines 001, perché i layer appartengono ai singoli oggetti. E questo qui, creato con empty, ha un primo layer creato di default che si chiama in questo modo. Se volessi cambiargli nome, devo semplicemente fare doppio clic e posso cambiargli il nome quando voglio. Però ecco qui che quindi intuiamo che alcune cose possono essere condivise tra più oggetti Grease Pencil, in particolare i materiali possono essere utilizzati sia come nuovi, come abbiamo fatto qua con Eyes, oppure con quelli esistenti, quindi per esempio appunto
questo black 002, io potrei selezionare dalla lista black e quindi usare lo stesso che c'è qui. È uguale anche per questa Suzanne, magari voglio che sia diversa solo la pelle e quindi seleziono solo questa. Potrei quindi andare a selezionare dalla lista black, lasciare skin 001 e magari cambiare e rimettere tutti gli altri andando a selezionare quelli della prima Suzanne Eyes e Pupils. E quindi ecco che questa Suzanne diversa avrebbe solo skin, questa qua potrei anche chiamarla skin 2, che è diversa, però nel momento in cui cambiassi uno degli altri materiali, ecco che cambia per tutti gli oggetti contemporaneamente. Potete notare perché ho deciso di utilizzare lo stesso materiale su tutti questi oggetti, mentre invece quest'altro skin 2 è diverso solo per questa Susan qui. Grazie e alla prossima.